Buongiorno a tutti, oggi workout ormonale e ragazzi ho un ospite d'eccezione, mia mamma. Saluta buongiorno, mamma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, nome? Patrizia. Età? 62. Quindi oggi studiamo un workout adatto anche alle donne che hanno superato IANTA. IANTA potrebbero essere 40, 50, 60. Pronta ad allenarti? E tra l'altro sicuramente oggi creerò molta curiosità avendo mia mamma qua come ospite in questo workout, quindi oggi chiederemo tra un esercizio e l'altro anche delle domande, dai, anche della mia infanzia e così. Sei pronta? Ok, è imbarazzatissima, ve lo dico, è molto più timida di me normalmente. Allora mamma, intanto ti spiego, poi ti correggerò, vedremo il workout insieme. Il workout che ho studiato per te sono 7 esercizi in cui lavoreremo total body, un workout ormonale, quindi un workout adatto alle persone che realmente hanno superato una certa età ma si vogliono comunque tenere in forma, quindi non sarà un workout ad alta intensità ma lavoreremo in un'intensità media. Tutto il corpo, quindi lavoriamo in total body, materiale necessario, due manubri che noi ce l'abbiamo lateralmente e un tappetino che io ho ceduto il mio tappetino a lei, ma adesso mi organizzo per gli esercizi. Pronta a partire? Pronta. Pronti a partire con noi? È un workout comunque sia adatto a tutti, perché soprattutto in questo periodo della stagione in cui abbiamo delle temperature molto alte, un workout ormonale è sicuramente un workout adatto a tutti. Pronti a partire mamma? Riscaldamento, classico riscaldamento, step touch, questo qua, a fianco di. Vai, andiamo! E siamo partiti! Allora, mamma, sei pronta? Pronta! Tu sei una che si allena normalmente? 2 volte a settimana. Due o meno. 2 volte a settimana, quindi brava, ti alleni anche con i miei workout. Anche se diciamo la verità, in famiglia è sempre meglio non allenarsi, perché poi alla fine finiamo che non sono il trainer e l'allieva, ma il figlio e la mamma, e quindi poi alla fine si arriva a litigare, se no. Quindi è sempre meglio affidarsi a dei trainer, in questo. Vai, step touch, come va? Tutto ok. Siamo partiti! L'ultimo materiale necessario, mamma, lo sai qual è quando ti alleni con me? Vediamo se mi segui. Acqua? No, sì, acqua sì, ma il sorriso! Ti devi allenare con il sorriso. Andiamo, step touch ancora. Scaldiamoci bene che poi partiamo. Saranno degli esercizi particolari, alcuni veramente nuovi anche per voi, ma è un workout ormonale. Questo è un workout che devi portare anche in vacanza, anzi se già di vacanze ne fate abbastanza, perché lei è molto più girandolona di me, io al lavoro e lei in vacanza. Non sono mai troppe. Vai, calcio dietro mamma, calcio dietro, qui scaldiamo bene, ok, tanto poi continueremo con gli ultimi esercizi, ancora vai, come va? Brava, ho una super mamma, 40 gradi sono 40 gradi e poi si abbraccia, io tu quanti anni? Non voleva che dicessi l'età, però mi porto talmente bene che quindi è solo anche per me motivo di orgoglio. Stop! Allora mamma, partiamo! Primo esercizio, poi ripetiamo per 2 volte, guardami bene. Mani alla nuca, rotazione destra, sinistra e 2 squat, ok? Per 50 secondi, sei pronta? 3, 2, 1, andiamo! Rotazione 1, 2, mantieni il tempo, squat, 1 e 2. E andiamo ancora, 1, 2, giù, vai, vai, 1, brava, 2, fai bene gli squat, scendi giù, come va? Tutto bene. Alza la voce, 1, ho detto devi alzare la voce, 2, giù, squat, pensa a papà quando vedrà questo video, vai, giù ancora, squat, che potrebbe arrivare da un momento all'altro, quindi vai ancora, 1, 2, squat, scendi bene, sì, qui lavoriamo sia gli obliqui che il nostro gambe glutei con il nostro squat, 2 squat, gli ultimi, ok, pausa, mamma com'è, vieni pure un pochino più avanti, com'è il tuo rapporto con i social? Altra domanda. Avendo un video social, lei non è per niente social, no. Però la taggo sotto, quindi aggiungetela, perché lei c'ha un profilo, quelli, i classici profili nascosti, che guarda ma non pubblica, quindi aggiungiamola. Pronta a ripartire 2 volte, stesso esercizio, ok, mani di nuovo alla nuca, 3, 2, 1, si va, vai, brava. Sono 2 esercizi da 50 secondi, quindi partiamo tranquilli, ma ti garantisco che al termine sarà un workout che sentirai il corpo lavorare e vorrai sicuramente rifare. Vai, ancora giù.
Uno, due, bene, vai. Sì. E giù. Il sorriso lo stai tenendo? Certo. Vai, eh. Non so ancora per quanto. Alza la voce. Alza la voce, sennò... Ho detto non so ancora per quanto. Vai. Sennò non ti sentono. Vai ancora giù. Uno. Due. Vai ancora. Uno. Due, scendi giù. Uno. E due. Ok, stop. Prossimo esercizio. Qui andiamo un pochino più ad alzare il livello. Okay. Apriamo le gambe abbastanza, quindi non è più aperto a squat, ma più alto. Sempre mani alla nuca, guarda. Braccio sinistro, allungando la gamba sinistra, tocca l'interno del ginocchio destro e viceversa. Qui lavora sia l'interno coscia che il glute, ok? Questo è il movimento. Sei pronta? Partiamo col sinistro, eh? 3, 2, 1, si va! Giù. Ah, sono partito anche prima, quindi saranno più di 50 secondi. Vai, brava, su. Io vedo, io ho gli occhi anche dietro, non ti credere che... Poi, siamo qui in casa, è casa dei miei genitori, guardate che bello. Mattina presto. Vai, bene, tocca. Giù, sì. Ok, anche voi, come noi. La gamba esterna tutta lunga, l'altra piegata, il braccio tocca all'interno del ginocchio. E ancora, vai. Sì. Vai ancora. Considera che mamma abbiamo 30 secondi di recupero in cui di solito faccio una domanda. Quindi preparati perché adesso è pronta la domanda, eh. Sì. L'ultimo. Stop. Ok, vieni, poi lo ripetiamo. La domanda che ti faccio, ma tu avresti mai pensato che io avrei fatto questa carriera sportiva? No, tutt'altro. Quando ero piccolo ero uno sportivo? Non troppo direi, forzavo molto io. Quindi bisogna dire che... il tempo. E allora dobbiamo dare merito a chi mi ha trasmesso, perché in palestra noi abbiamo iniziato insieme a andarci, poi io ho fatto carriera e lei continua ad allenarsi. È ora di ripartire però. Io no. Vai, vai, che è ora di partire. 3, 2, di nuovo, 1, vai, qui. Ok, sì, brava. Vai giù. Eh sì, guarda, mi sa che sono entrato in palestra che avevo 16 anni. Anche meno, cioè. E poi io che ero contrario, ero quasi un antisportivo, è diventata poi la mia passione di vita. Però anche la tua, dai. Alla fine ti alleni sempre, no? Certo. Momenti più, momenti meno. Ancora, vai giù. Come vedete bene. È ben allenata, eh? Vai ancora. Ancora vai giù. Sì. Che bel workout, eh? Io, ah mamma, ricordiamoci alla fine di fare le foto, perché mi servono per la copertina. Uno, l'ultimo. Stop. Ok ragazzi, prossimo esercizio. Guardami bene, questo è un pochino leggermente più aerobico. Loro lo conoscono perché lo uso quasi sempre. Sono dei lunge laterali, quindi a questo ritmo, qui ti voglio, eh? Più di gregge perché andiamo a lavorare anche ad alzare leggermente il battito cardiaco, anche se vi ricordo che essendo un workout ormonale dobbiamo stare sempre in un impatto medio. 4 secondi e si parte, parte la destra. Ok. Cerchiamo di andare anche coordinati, se riusciamo. 3, 2, 1, destra. Vai. Ci siamo. Ah, bella piegata, elegante. E allunga, stendi il più possibile, vedrai che poi mano a mano diventa sempre più familiare. Sono nel lancio. Il sorriso? Sempre. Cioè, ci assomigliamo? Secondo me questo workout piacerà molto, vedrai. Uno, perché è un workout utilissimo da fare, soprattutto come hai detto in questo periodo dell'anno. E poi vabbè, insieme io e te potremo creare il format. Vai ancora. Qui, preparati per la prossima domanda, eh. Sempre su di me. Ok. Vai. Qui. Adesso ne faccio una che già so la risposta, cioè la potrei dire in anteprima, però vediamo se risponde quello che penso. Sei onesta. Stop! Prossima domanda. Il mio peggior difetto. Io la so. Uno? Sì. Uno? E uno. Il disordine. Oh, ero convinto, ragazzi, veramente, per quello ero convinto, avrebbe detto che poi non è vero che sono disordinato. Cioè, è lei che è troppo precisa. Vero. Garantisco, è lei che è troppo precisa. Io sono... normale, ho un ordine mentale, sì. Poi l'altro, però ero convinto, per quello ho detto, già sapevo la risposta.
Di nuovo lancia, giù, 3, 2, 1, si parte. Ma ero convinto. Vai. Perché è fissato lei, eh. Se vedete casa qui, è maniacale. Andiamo, vai, vai. Ancora giù. Sorridi. Ale. Andiamo, andiamo, che poi partiamo. Passiamo alla parte superiore, mamma. Che le gambe le stiamo già allenando bene, anche se ci sarà l'impatto, ve lo dico già, che lavoriamo il gluteo. Ancora, vai. Qui. Sì. Gli ultimi. Forza, forza, forza. Sono solo 10 secondi. Spingi, 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 spingi. Come va? Bene. Bene, bene. 4, 3, 2, 1, stop. Allora, ragazzi. Prendiamo fiato e io lei è fresca come una rosa, io morto. Abbiamo 20 anni di differenza, però allora, scaldiamo la parte superiore, quindi guarda, mettiti in posizione classica. Sarà come fare il dorso, prima con la gamba destra, sì, prima col braccio destro, quindi vai indietro, poi giro il cambio, sarà sinistra, ok? Ok. Aspetta, aspetta, ci abbiamo un recupero, perché non sembra, ma star così fermi è un bel lavoro isometrico, eh. 3, 2, 1, andiamo, braccio. Poi noi abbiamo il braccio destro, ma lì credo che sia a sinistra, quindi voi iniziate con quello frontale a mano, specchio. Vai, qui, bene, poi faccio il dorso. Cerca di ruotare proprio anche il polso, eh. Esterno, bravissimo, vai. Quando fittiamo il cambio, cambiamo l'altro e scaldiamo bene la parte superiore. Questo è il lavoro sia posturale che di riscaldamento. Cambio, l'altro, vai. L'altro dietro, sì. Come va? Bene. Coordinata? Non lo so. Sì, sì, dai. Va bene. E come tu rappresenti tutta la tribù, questa mattina, quindi cerca di fare un lavoro fatto bene, come si deve. 3, 2, 1. E allora è il momento di prendere i manubri. Quindi prendete i manubri. Se non avete i manubri, due bottiglie d'acqua vanno bene, da un litro e mezzo, da due litri, ma ormai è più di un anno che ci alleniamo. Qua i manubri. È un investimento da fare. Io utilizzo quelli da 3 kg. Un chilo, ma va più che bene. Primo esercizio con i manubri, io spero di non rompere quello che c'è intorno. Alzata, laterale e frontale, ok? Spalle, quindi prima lateralmente e poi frontale. 3, 2, 1, andiamo! Laterale, frontale. Qui la respirazione, fuori l'aria quando vai lateralmente, prendi, fuori, prendi, fuori. Abbina sempre la respirazione, piega leggermente le ginocchia, brava, le gambe leggermente piegate, è perfetto, è perfetto. Non c'è niente da dire, ancora. Spero che di essere dentro come ripresa, se è, guardate mia mamma che va benissimo. E ancora. Come ti sembra allenarti con me? Bello. Bene, 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 bene. Preparati che ho la prossima domanda, Che ci sei... Se sei comunque sia sveglia, già dovresti saperla, guarda, perché è una conseguenza della prima che ti ho fatto, di quella di prima. Stop! Allora! No, potrei dire di tutto. Il mio miglior pregio! Voglio sentirlo, perché sono curioso. Non c'è. No, ce n'hai più di uno, dai. Vai, uno, hai 15 secondi. Sei affettuoso. Sono ordinato. No, ordinato. Io sono ordinato mentalmente, sono uno che ha tutto, secondo me è uno dei miglior pregi essere ordinato, per lei invece sono disordinato. Sono un bravo figlio, dai. Ma certo. Su questo. Andiamo, 3, 2, 1 di nuovo. Ah ragazzi, naturalmente le domande non era nessuna preparata e quindi non hai idea di quello che gli sto chiedendo. Ma se l'avessimo preparato diventava una cosa più brutta, fidati mamma. Sei d'accordo con me? Sono d'accordo, ah, no, perché... la spontaneità. Ma sì, sì. Anche considera, il workout fatto con Luca, che poi conosci bene, che è mio caro amico, anche con lui, siamo andati totalmente senza preparare niente, è venuto molto molto carino, quindi andate a vederlo, se non l'avete fatto andate a farlo, perché anche quello è un ottimo workout. Ecco qui. Come va? Bene. Bene, ti vai. Vai, vai. Allunghiamo un po' questo workout, lo sai, ci mettiamo anche i bicipiti. Stop! Allora mamma, invece andiamo sulle cose un po' più leggere, no, più leggere, più futili sulle domande. Il mio piatto preferito, vediamo se lo sai.
onesta, quello che ti chiedo sempre è... Ah, petto di pollo! Petto di pollo, quindi ragazzi, vedete che non è, non è una finzione quella che faccio quando vi pubblico sempre il petto di pollo, perché a me proprio piace, è uno dei piatti miei preferiti, e lei dice basta petto di pollo, basta. Sì. Bicipiti, mamma, allora da qua okay, prendo e chiudo, ok? Guarda, votazione, parte a martello e chiudo a tavola. 3, 2, 1, andiamo. Questo è l'ultimo per le braccia e poi andiamo sul tappetino. In realtà puoi fare mentre cibi, anche sul tappetino. Vai qua. Qui respira, fuori l'aria. Qui e prendi aria. Ah, ma voi poi sicuramente me lo chiederete. Lei è realmente la figlia di nonna chef. Quindi hai preso un po' dalla nonna, carattere, bravura in cucina. Zero. Zero. Qui siamo due frane in cucina. Ancora. Fortuna che c'è nonna. 10 secondi. Noi siamo gli sportivi, però anche nonna si allenava, è vero? È sempre allenata, anche lei faceva ginnastica posturale. Poi è sempre attiva, cammina. Uno, l'ultimo. Stop. Ok ragazzi, allora prendiamo il tappetino. Vai, prendi il tappetino, io prendo il tappeto di casa. Vai. Oh, guardate che tappetino. È persiano? Sì. È un tappetino persiano, via ciò. Ok, qua. Posizione. Posizione, in ginocchio. Qui, ci siamo. Vieni con me. Dovremmo esserci. Impatto. Quindi manovri in questa presa. Mi schiero sui talloni. L'esercizio è proprio questo. È salire e scendere mantenendo i pesi. 3, 2, 1, impatto. Vai. Su. Giù. Trigli glute, mamma, eh? Non avrei mai pensato di fare gli esercizi sopra un tappeto persiano, eh? Vai, qui, su e giù. Mantieni bene, sì. Ancora, trigli bene il gluteo. Yes! Vai. Io immagino papà quando vedrà suo figlio, che non si aspetta niente. Vai ancora. Sì. Brava, trigli, sì, perfetto, sì, è lui. 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok, tu rimani, comoda? Io devo dire la verità che il tappeto persiano è bello da vedere, ma non è tanto comodo per starci in ginocchio, eh? Però questo ce l'abbiamo, questo lo sfruttiamo. Ripetiamo l'impatto per una seconda volta. Poi sono rimasti un esercizio per le braccia e poi qual è il tuo punto debole? Addome. Lo sapevo, quindi poi ci saranno gli addominali. Ragazzi, tutto quello che vede che è mia mamma, tutte le domande che io ho fatto già sapevo le risposte. 3, 2, di nuovo impatto. 1, andiamo, giù. Vai. Qui, sì. Sali, scendi, bene. Vai, prendi a sedere, eh. Qui. Ah, molto bene. Ancora. Workout bello lungo, mamma. Siamo sopra i 20 minuti alla fine, eh? Quindi per oggi sei allenata. Sali, scendi. Ancora. Qui chiudi. Sì. Dai ragazzi, 10 secondi. Sì. Molto molto bene. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ok ragazzi, rimanete in ginocchio, se, cioè vi potete riposare in questi 30 secondi, quindi salire, salite come faccio io, ma se rimanete in ginocchio va benissimo, perché il prossimo, nella posizione sempre di ginocchio, French press. Lavoriamo altre ciglia, le famose, tu credo che ci sia, c'è ancora, non è che è andata via. Poi non hai nemmeno da bere, te, non hai acqua. Voi bevete, non fate come noi. Tu, vai! Vai che è finito il tempo di recupero. Quindi, manovri in questa posizione, mamma. Sopra, vai. 3, 2, 1, si va, giù. Trigide, brava. Gomiti stretti. Fuori l'aria quando stendi il braccio. Fuori, prendi. Fuori, prendi. Fuori, prendi. Vai. Bene. Questo lo farai ovunque andrai. E intanto se non hai manubri, anche se sei in montagna, al mare, ti ho detto basta utilizzare anche due bottigliette d'acqua, quindi le prendi al primo bar, sulla spiaggia, ti metti il telefono davanti e ti alleni. Questo è da ripetere due volte a settimana per almeno un mese. Giù.
10 secondi. Vai, ancora. Molto bene. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Poi parliamo un po' anche di lei. Allora, sicuramente come miglior pregio ha che è generosa, affettuosa e sempre presente. Come difetto è che è troppo ordinata. Questo è il difetto, è, no, è petulante in questo, per quanto è ordinata. Però poi possiamo dire, è andata in pensione quest'anno. Sì. È cambiata la vita, il meglio o il peggio? In meglio per un verso, in peggio per un altro. Vabbè, adesso c'è sempre il rovescio. Ne parliamo dopo, se non entra in tristezza. Andiamo a fare di nuovo i tricipiti, che già siamo fuori tempo. 3, 2, la fai in su e giù? Uno, vai. Ok ragazzi, come vedete anche qui abbiamo allungato i tempi di recupero dal solito, non più 20 secondi ma 30, proprio perché, come dicevo, deve essere un allenamento in cui il battito cardiaco non esploda. Noi lavoriamo comunque sia in un impatto medio, non è un basso impatto ma nemmeno assolutamente un alto impatto, perché sarebbe fuori luogo per un workout ormonale. Vai. Sai che sono poi i workout ormonali? Sono dei workout che vengono studiati in base ai periodi della vita e ai periodi del mese, soprattutto di una donna. Quindi, a seconda delle produzioni di ormoni, si creano dei workout particolari. 3, 2, 1, ok, via, valore, mamma! È arrivato il tuo momento, la zona addominali. Classico crunch, non ti chiedo niente di trascendentale. Prima serie, quindi con i piedi meno appoggiati a terra, vai con me. Poi con noi, scendi giù. Mani alla nuca, in treccia, seduta. Vai, e crunch. 3, 2, 1, stai fuori aria, scendi e prendi aria. Vai. Non sembra, ma 50 secondi di crunch non sono proprio una passeggiata. Vai, su e giù, su e giù, su. Come va? Mamma! Bene! Pensavo che non ci fossi più. Vai! Vai ancora! Su e giù! Abbiamo 22 secondi di lavoro ancora! Sì! Ancora qui! Dai, che è rimasto questo, un'altra serie e poi abbiamo fatto! Ancora, vai! Gli ultimi! 5, 4, 3, 2! Uno, che riposa, che riposa, che allunga, allunga. Noi ci prepariamo per l'ultimo esercizio. Stesso discorso, il crunch, però mamma, l'ultimo lo facciamo con le gambe sollevate, Ok. Quindi l'ultimo, visto tutta l'energia che avete, se vi è rimasta una tacchetta, la sprechiamo tutta per quest'ultimo esercizio, perché poi abbiamo terminato. 10 secondi si parte. E guarda, che devo fare? Vai, vai giù con me. Qua, sulle gambe, qui, questa posizione, qua, 90 gradi. E poi il classico crunch. 3, 2, 1, vai! Mamma, dai, che è l'ultimo! Vai, e poi ti sei guadagnata una ottima colazione, perché noi stiamo registrando di mattina. Vai, fuori l'aria, fuori, e prendo, fuori, e prendo, fuori, ancora. Speriamo di aver registrato bene, se non è bravo, te lo dico, quindi. Vai ancora. È successo, sai quante volte ho dovuto riregistrare un workout, io c'è finito come mezz'ora, vedevo che non andava bene e si ripartiva da capo. Vai ancora, vai, che sono gli ultimi secondi, gli ultimi 10, vai. Quindi bene, 10, 9, 8, non l'avevo preso, 5, 4, 3, dai che arriva l'ultimo, 2, 1 e giù, allunga braccia e gambe. Zona stretching ragazzi, allunga bene, allunga, prenditi qualche secondo, prendetevi anche voi qualche secondo per lo stretching. Occhi chiusi, respira, bravissima. Ragazzi, è stato un onore, un piacere, Questo workout è un workout familiare speciale, dobbiamo fare le foto, Ginocchio al petto, stringi forte. Ora le foto? Stringi il ginocchio al petto. Tutta sudata? Vai, vai, sì, la copertina va bene sudata. Vai, vengo con te, facciamo gli ultimi secondi insieme. Allunga bene, allunga, allunga. Poi ragazzi, se avete bisogno di fare stretching, potete andare nel mio canale YouTube, dove trovate comunque sia un workout solo di stretching,
E se volete un piano di allenamento personalizzato di 4 video allenamenti da 45 minuti, dovete solo scrivere a info@allenaticoninsorriso.it e vi darò tutte le informazioni per riceverlo. Ok, lentamente salgo in piedi, ma molto lentamente, quindi prendetevi il vostro tempo, se no ci gira la testa, tranquilla. Io arrivo, ma io sono ormai abituato a salire. Tu prenditi tutto il tempo. Ci sei? Ci in posizione, due respiri, uno. Fuori l'aria, prendo bene l'ultimo. Fuori l'aria e grazie. Cinque. Allora, ragazzi, super workout con mia mamma. Vieni qua. Salutiamo tutti e noi ci vediamo nel prossimo allenamento, sempre con il sorriso. Brava, perfetto.